Parliamo adesso della cessione del credito. Nella delegazione è un esempio, insieme alle espromissioni e all'accollo, di mutamento del lato passivo dell'obbligazione. Nella cessione del credito invece muta il creditore. L'articolo di riferimento è il 1260 del Codice Civile. La situazione qual è? Un credito è un bene che ha un valore, proprio per questo è un bene, e può essere ceduto. Quindi se un soggetto ha un credito può cederlo ad un'altra persona. Quando avviene questa cosa abbiamo la cessione del credito. Abbiamo tre soggetti, il cedente che è il creditore originario, il cessionario che è l'acquirente del credito, quindi il nuovo creditore, e poi abbiamo il debitore ceduto. Quando si ha cessione del credito, il contratto è fra cedente e cessionario, perché il debitore ceduto non ha voce in capitolo, visto che lui deve seguire la prestazione, quindi o la esegue al vecchio creditore o al nuovo, è esattamente la stessa cosa. Però, per la validità della cessione del credito è semplicemente necessario che il contratto sia avvenuto, ma regole diverse valgono per l'opponibilità della cessione del credito. Potrebbe darsi infatti che il cedente, evidentemente disonesto, cede lo stesso credito a più cessionari, quindi a più creditori. Bene, fra questi chi è che potrà esigere effettivamente la prestazione da parte del debitore? Fra i più cessionari prevarrà non chi per prima ha stipulato il contratto di cessione del credito, ma chi per primo ha notificato l'avvenuta cessione al debitore, oppure ha ricevuto la sua accettazione. Ovviamente questa accettazione di cui stiamo parlando non è un'accettazione di carattere contrattuale, perché come abbiamo già detto prima, nella cessione del credito il debitore non è parte del contratto.